Buonasera e benvenuti al Consumatore Consapevole, bentornata Marina Mariani. Ciao Marina. Ciao e buonasera a tutti. Marina è docente di sicurezza alimentare presso il Politecnico del Commercio di Milano e, come sempre, nostra ospite per parlare di tanti temi e di tanti consigli per i nostri telespettatori. E proprio loro sono, diciamo, al centro della puntata di oggi perché ci hanno scritto in tanti, ormai più di un anno che questa rubrica va avanti. Devo dire che molte mail arrivano anche soltanto per fare i complimenti a Marina per le Sì, sue competenze sono molto e questo gentili. fa molto piacere. E poi arrivano tante domande. E la maggior parte, diciamo, di queste riguarda il tema del biologico. Ne leggo una, Marina, ok? Vorrei chiederle di trattare il tema del biologico. Possiamo fidarci? Cosa significa biologico? Cosa possiamo prestare attenzione per trovare prodotti autenticamente biologici? Questa mail arriva da Erika. Allora, sì, in effetti abbiamo ricevuto tante richieste di chiarimenti in merito al discorso del biologico ed è giusto anche soddisfare queste richieste. Allora, il concetto del biologico, al quale abbiamo dedicato anche una puntata intera, è riferito alle sostanze di partenza. Mi spiego meglio. C'era una differenza tra convenzionale e biologico che riguardava i prodotti finiti, ma in realtà la vera differenza sta nelle sostanze di partenza, negli ingredienti, no? E allora che cosa succede? Che io, se ho un prodotto biologico, ho una garanzia che riguarda gli ingredienti di base. Poi, purtroppo, se uno non è capace di fare le cose bene, rovinerà tutto. Però la garanzia che mi dà un prodotto biologico è sempre da riferirsi agli ingredienti di base, agli ingredienti che sono stati utilizzati per produrre quella roba lì, no? E che garanzie mi dà? Mi dà la garanzia che non siano state utilizzate per la coltivazione di questi ingredienti, non dimentichiamoci che tutto quello che noi mangiamo viene dall'agricoltura, no? O dall'allevamento. Bene, mi dà la garanzia, dicevo, che tutto quello che noi utilizziamo per la produzione di questi alimenti non sia stato trattato con sostanze di sintesi. Di sintesi. Cioè, è ovvio che le piante si ammalano. È ovvio che anche in agricoltura le piante si ammalano, sono vittime di parassiti, devono essere concimate, certo. Ma allora i prodotti che si usano per curare le piante, i prodotti che si usano contro gli insetti cattivi e i prodotti per concimare le piante sono di origine naturale nel biologico, mentre invece sono di origine sintetica nel convenzionale, cioè nel non biologico. Questa è la differenza sostanziale. E allora, se una sostanza è naturale, è anche più facile da lavare. Facciamo qualche esempio. Il rame, lo zolfo, il piretro, sono sostanze che possono essere usate legalmente per trattare i prodotti biologici, per curare le piante, da ricordare una tossina batterica, quello che io chiamo il delitto perfetto, no? Una Scompare. tossina batterica che ha una permanenza sulla pianta di appena 48 ore, dopodiché viene degradata dalla stessa luce solare o dilavata dalle piogge. E quindi io sono sicura che non me la troverò nel prodotto che ho nel piatto. Ecco perché lo chiamo il delitto perfetto. Perché non lascia traccia? Uccide l'insetto che mi dà fastidio, ma non mi rimane poi nel piatto, no? Tutto questo nel convenzionale non accade. Quindi io ho inevitabilmente residui in quantità più o meno elevata nei prodotti convenzionali. Questo, mi spiace tanto, ma è un dato di fatto. Cioè, ogni tanto qualcuno si sveglia e dice: ah, ci sono residui di pesticidi nella frutta e nella verdura che mangiamo. E certo,
No? Allora, io vorrei citare questo articolo che ho trovato, che è molto recente perché risale al 16 marzo di quest'anno ed è stato scritto da Marta Strinati, che io trovo abbia fatto un ottimo lavoro, devo farle i miei complimenti. È un articolo molto interessante che voi trovate sul sito greatitalianfoodtrade.it, quindi potete andarvelo a leggere, io vi invito a farlo. C'è una tabella interessante, nella quale si mette proprio a confronto la quantità di pesticidi autorizzati per l'agricoltura convenzionale e la quantità di pesticidi autorizzati per l'agricoltura biologica. Questo è, ci chiarisce moltissimo la situazione. Farò qualche esempio. Tossicità acuta per ingestione, 63 sostanze per il convenzionale, 2 sostanze per il biologico. 2 su 63. Tossicità acuta a contatto con la pelle, 9 sostanze per il convenzionale, 1 per il biologico. Tossicità acuta per inalazione, 30 sostanze per il convenzionale, 2 per il biologico. Pericolosità per la pelle, allergie, irritazioni, ustioni, 64 per il convenzionale, 2 per il biologico. Pericolosità per gli occhi, irritante o dannoso, 28 per il convenzionale, 1 per il biologico. E qui veniamo al bello. Tossicità per gli organi, 17 per il convenzionale, 0 per il biologico. Tossicità per il feto, 20 sostanze per il convenzionale, 0 per il biologico. Sospetta cancerogenicità, 17 sostanze per il convenzionale, 0 per il biologico. Avete capito? Vi basta? Ecco Marina, la parte finale della domanda di Erika dice: ma come facciamo a trovare prodotti autenticamente biologici? Perché la maggior tanta gente è convinta che il biologico non esista. Vero. Allora, da un punto di vista legislativo, tutto ciò che è ufficialmente biologico è contraddistinto dal simbolo della fogliolina su campo verde fatta di stelline. Quello che è questa. Che è quella, sì. Lì, esattamente. Quindi noi abbiamo una tutela da parte della legislazione in vigore che ci permette di identificare tutto ciò che ufficialmente è da ritenersi biologico grazie a quel simbolo. Ecco, guarda che l'ha inquadrato il nostro Damiano, ecco, questo rettangolino questo verde. Questo rettangolino verde con la fogliolina fatta di stelline. È anche vero che uno dice, ma c'è da fidarsi, non c'è da fidarsi. Allora, o fate come faccio io, che vado a trovarmi i miei fornitori e vado a visitarli personalmente, oppure di qualcuno vi dovete fidare. Purtroppo è così. No? È anche vero che esistono dei produttori che non sono certificati biologico, perché non dimentichiamo che la certificazione del biologico comporta dei costi, cioè c'è un'azienda esterna che fa delle verifiche e queste verifiche hanno un costo. Ci sono dei produttori che lavorano benissimo che non sono certificati, però li devi trovare, cioè bisogna dedicare tempo a scovare quelli che producono alimenti di qualità, anche se non sono biologici, ma esistono. Ma come si fa? Cioè, ci sono tantissimi agricoltori che magari fanno vendita diretta e ti dicono che i loro prodotti sono naturali, però come fa uno a... Allora, si comincia ad andare per mercatini del mercatini del biologico e si va, ci sono tante bancarelle e si vedono un po' i produttori. Ci si va a dare il bigliettino da visita e poi si va a visitarli. Io faccio così. E quindi lì sul posto vedi se non lì usano sul posto sostanze li fai non... parlare, okay. Ti fai raccontare cosa fanno, vedi, vedi come coltivano, vedi com'è l'azienda agricola, vedi dove banalmente, si trova. Vedi dove si trova, vedi se hanno delle erbacce oppure no, perché? Perché qualche erba che non c'entra niente ci deve essere, se trovi tutto pulito, secondo me... Ho capito. Passiamo alla domanda successiva o volevi aggiungere qualcosa? Ma mi sembra che abbiamo detto già molto sul biologico. Ecco, sì. Io resto sempre stupefatta di quanta differenza ci sia in Italia tra il prezzo del biologico e il prezzo del convenzionale. Mi sa che poi è un po' il tema anche di un'altra domanda. All'estero non ho trovato questa differenza. Ah. Ricordo l'importanza dei
gruppi di acquisto solidali che vi permettono di acquistare prodotti biologici a prezzi molto più bassi, oppure state attenti alle offerte speciali. Per esempio adesso, nella più nota catena di supermercati del biologico che noi abbiamo in Italia, sì, ci sono delle offerte molto interessanti per i prodotti biologici, che davvero vi permettono di equipararli ai prodotti convenzionali che trovate al supermercato. Offerte dettate da? Oh, ci sono sempre delle offerte speciali, no? E quindi magari cibi in scadenza, vicino alla scadenza? No, assolutamente. Sono delle campagne promozionali. Okay. Delle campagne promozionali, per cui adesso io ho visto proprio in questi giorni ci sono dei prodotti che sono veramente convenienti e quindi oltretutto prodotti che non hanno che non sono deperibili, per cui durano anche tanto e uno si può anche fare un po' di scorta di questi prodotti qua. Cioè, ecco, sui prezzi c'è un'altra mail, Marina, sì, è un po' lunga, la scrive una tua al tuo stesso nome, Marina si chiama anche lei. Sì. E ti dice: ho visto con piacere che sono ricominciate le sue trasmissioni, vabbè, come dicevo c'era una parte di complimenti, sì, e l'avevo già scritto tempo fa proprio delle farine, ma a volte parliamo con mio marito riguardo certi prezzi esageratamente elevati o esageratamente bassi e ci chiediamo cosa può esserci dentro quel determinato prodotto per costare nemmeno il prezzo della confezione, tipo i panettoni di Natale. E nonostante questo la gente li compra. La nostra conclusione, dice questa Marina, è che c'è tanta gente povera, per cui forse è meglio mangiare male che non mangiare. Io sono abbastanza consapevole e autoproduco il più possibile in casa, ma una spesa settimanale di frutta e verdura biologica per due persone mi costa 40 euro. E tutto il resto? Forse dovremmo riflettere sulle poche possibilità attuali delle famiglie, i prodotti con pesticidi costano meno, grazie dottoressa di tutte le informazioni che ci fornisce. Ecco, Ho una domanda. I prezzi. Guarda, normalmente a chi mi fa questa domanda io chiedo: quanto hai speso per comprare il cellulare? Dici, non lamentiamoci se spendiamo allora, poi il più per il cibo, è, se è buon cibo. Il discorso è, qual è? È più importante avere un cellulare da 1200 euro o far la spesa a 40 euro la settimana? Per esempio, no? Qui, non, se, al mio modo di vedere, non si tratta di puntare il dito contro il prezzo di certi prodotti biologici, perché è anche vero che se un agricoltore fa fatica per produrre certi prodotti, perché non deve ricevere il giusto compenso? È giusto. Sì, questa signora dice che quelli poveri poveri non possono comprare biologici. Quelli poveri poveri dici, hanno il carrello pieno di bibite gassate, di merendine, io li vedo al supermercato, li vedo. Guardate cosa c'è nei carrelli. Prodotti che fanno male, dei quali potremmo agevolmente fare a meno. Il mio motto è poco ma buono. Per cui preferisco comprarmi 5 panettoni da 3 euro o uno solo. Tra l'altro il cibo dolce fa ingrassare. Ma sì, ma il panettone è buono, dai. Però sì, buono. Però meglio mangiarne una fettina che, quando lo mangi, come dicevi tu, 5 panettoni. Te lo mangi anche più a cuor leggero. Perché? Perché è fatto con ingredienti che non ti fanno male. Comunque, anche rispondendo prima, hai dato qualche consiglio su come risparmiare anche se si compra ma biologico. Certo. Gruppi d'acquisto, le offerte speciali, andare direttamente dai produttori. Magari non tutti piace fare il proprio orto, non hanno il tempo, non sono capaci. Però, volendo, penso che anche lì sia un bel risparmio. Chi ha un pezzettino di terra? Sì, sì, uno può farsi l'orticello. Anche nei vasi. Io ricordo che qualche tempo fa avevo sperimentato la coltivazione dei pomodori in grossi vasi che avevo sul balcone ed ero rimasta stupefatta. Ogni giorno pesavo il pomodoro che raccoglievo. Alla fine io in tre grossi vasi che avevo sul balcone ho raccolto in una stagione 45 kg di pomodoro. Ah, però poi ci si fanno le passate e anche lì non è che non devi fare solo pomodoro, però metti una pianta di pomodoro, una zucchina, di melanzano, di peperoni, bella fatta. Allora Marina, veniamo alla prossima domanda, ne potremo leggere poche perché il tempo è insomma quello che è, però comunque ci tengo a dire che rispondiamo sempre, Marina, io di persona a tutti, alle email, a tutti. E, per cui insomma, tra l'altro, ecco, volevo anche ricordare, c'è un tema che ti è stato forse chiesto
Sull'olio di palma, sì. Oppure anche, insomma, se la gente è interessata, che ci segue a questi temi, tu poi hai fatto delle risposte anche molto lunghe, no? Puoi girarle poi a tutti quelli che sono, sì, interessati. Sì, certo. Guarda, io, caro consumatore consapevole, io rispondo a tutti. A tutti, datemi il tempo, perché fortunatamente le vostre mail sono tante, ma pian pianino datemi il tempo e ciascuno di voi otterrà risposta. Bene, allora ti dicevo che ce n'è un'altra qua che è anche simpatica, magari molti si rivedono in questo problema di questa signora, che dice: ho passato la mia infanzia a mangiare tantissime merendine che conteneva aroma all'arancia. Mi domando perché non veniva segnalato come liquore. Mia nonna me ne dava in quantità dicendo... Provo a leggere questa frase in dialetto. Cascia zo che le bunche la nonna tavur ben. Insomma, butta giù questo cibo che la nonna ti vuole bene ed è buono, insomma, se non traduco male, Marina. So di averne mangiate in quantità, dice, solo dopo crescendo ho realizzato fosse liquore. Quindi ero alcolizzata già dagli 8 anni, possibile? Perché non lo scrivono? Lo scrivono e come? Nell'elenco degli ingredienti è obbligatorio che venga riportata la quantità di alcol. E qui leggete le etichette, quindi ce lo dici sempre, a vedere. No? Ecco, mi raccomando, io ricordo a tutti i genitori che fino ai 18 anni non bisogna assumere alcol, neanche un grado, perché il nostro fegato fino ai 18 anni non è in grado di renderlo inoffensivo. Quindi, mentre per un adulto una sostanza alcolica può essere assunta con moderazione, io dico sempre un bicchiere di vino a pasto, perché no, buono, va bene, ma prima dei 18 anni bisognerebbe tassativamente evitare il consumo di alcolici, perché fisiologicamente il nostro fegato non ha la possibilità di demolirlo, di scomporlo, e quindi l'alcol presente in certi alimenti può diventare una sostanza altamente tossica. Quindi questa è una cosa di cui tenere conto. Leggete le etichette, perché sull'etichetta il grado alcolico è riportato sempre. E ricordo che gli aperitivi analcolici hanno un grado. Ah, questo? Certo, se no non sarebbero aperitivi. Per esempio, quindi tutti, quelli rossi. Hanno un grado? Sì. Ah, accidenti. Questo, e c'è scritto nell'etichetta? Certo che c'è scritto. Questo è molto interessante. Quindi, e vi dirò di più, questo grado alcolico è il segreto per cui sono degli aperitivi. Aperitivo vuol dire che fa venire fame. No? E perché viene fame? Perché l'alcol fa in modo che venga prodotto un po' di succo gastrico, per cui il tuo stomaco è predisposto ad assumere cibo. Ti viene fame. Ah, però questa è quasi una truffa, aperitivo analcolico e poi no, ti... è legalmente così. Si può chiamare analcolico? La legge prevede che tutto ciò che è definito analcolico abbia fino a 1,2 gradi. Ah, bene, insomma, non se ne sa mai abbastanza. Marina, mancano pochi minuti, ne leggo qualcun'altra? Sì, o sì, volevi... sì, dai, dai, arrafica. Guarda, velocemente, la sintetizzo un po'. Dice che vuole sapere questa signora quanto è veramente sicura l'acqua delle case... lei parla di Milano, vari punti della città, sono esenti da glifosato e altri inquinanti? Non lo sappiamo, nessuno lo cerca. Non lo sappiamo. Tra le analisi fatte dall'azienda che si occupa dell'acqua potabile, la ricerca del glifosato non è prevista. Accidenti, andate a rivedere la puntata sul glifosato e capirete perché questa cosa è sconvolgente. Tra l'altro, se non mi sbaglio, a questa domanda hai fatto una risposta abbastanza lunga, sì. Per cui chi vuole avere la risposta di Marina scriva e le verrà girata. E poi c'è un altro tema, l'abbiamo già trattato qualche volta, però sul discorso della disposizione dei prodotti sui scaffali dei supermercati, chiedono qual è la psicologia che sta dietro a... Molto semplice, sì. Per attirare l'attenzione. Allora... quello che avete all'altezza degli occhi è quello che vogliono farvi comprare. Se volete risparmiare, guardate in alto, guardate in basso. Tra l'altro l'avevi detto, a parte il risparmio, sono ovviamente i produttori più grossi, mentre quelli certo. Piccoli artigianali che fanno più fatica non vengono messi in quelle posizioni. Ma certo, ricordatevi che i supermercati affittano la superficie di quegli scaffali lì. Quindi quei metri quadri vengono pagati. E chi paga questo sovrapprezzo? Voi. Quindi, su o giù?
Marina, mi sa che dovremmo dedicare un'altra puntata alle risposte, intanto però anticipo che nella prossima parleremo di metodi di cottura. Sì. E scoprirete, una ragazza ha fatto un esperimento, ha utilizzato dell'acqua scaldata al microonde raffreddata per annaffiare una pianta, poi vi spiegherà tutto Marina, questa è morta. Insomma, diciamo che il discorso forno a microonde desta sempre molte perplessità e allora bisogna andare a fondo delle cose. Quindi parleremo di forno a microonde, di padelle, di metodi di cottura in generale. Sì, sì, c'è veramente tanto da dire. Vuoi chiudere con una delle tue chicche, con una riflessione? Pensate con la vostra testa. Pensate con la vostra testa. Questo è quello che io mi sento sempre di suggerire. Se sei davvero un consumatore consapevole, non farti fregare da nessuno. Pensa con la tua testa. Stanno cercando di farci comprare di tutto di più, cose che non ci fanno bene. Mi servono davvero? E poi smettere di comprarle può avere anche un effetto, magari smettono anche di produrle, no? Certo. Più siamo. Il consumatore ha un grande potere, esercitatelo, esercitiamolo questo potere. Grazie Marina Mariani. Grazie a tutti voi. Grazie a voi telespettatori, buon proseguimento di serata. Buonasera.